Fiere, un macro argomento, sappiamo che nel 2020 sono saltate praticamente tutte, ma è facile pensare che anche negli anni futuri il concetto stesso di fiera con migliaia di persone vada rivisto, perché mettere sotto lo stesso tetto persone provenienti da tutte le parti del mondo potrebbe non essere una cosa troppo ben vista. Argomento della cinquina di questa settimana è quindi 5 alternative alle fiere. I 5 post continuano a viaggiare per il loro canale LinkedIn come hanno fatto fino ad oggi. La novità è che il riepilogo, quindi il video che state vedendo, viene condiviso sui siti e sui portali di Uni Export Manager, e di questo non posso che ringraziare l'associazione. Andiamo a vedere quindi i 5 modi alternativi di trovare clienti o di restare in contatto con i clienti quando non è possibile fare la fiera intesa nel senso classico. Numero 1, il B2B. Il B2B intendo in questo caso il B2B ancora in presenza, quindi dove sono seduto io da una parte della scrivania e il mio cliente o possibile cliente dalla parte opposta della scrivania. Rispetto alla fiera ovviamente ci sono molte differenze, perché prevede intanto un numero estremamente limitato di partecipanti, prevede un calendario con gli incontri già fissato, prevede che io prima di incontrare il potenziale cliente abbia già una sua scheda e sappia già quindi chi incontrerò. La stessa cosa vale per l'altra parte. Il vantaggio è che è estremamente mirato, quindi viene fatto un matching pre-evento dall'organizzazione, quindi mi farà incontrare solo persone o aziende a me interessate e interessanti per me. Il vantaggio, ripeto, è che ci sono molte meno persone che si spostano, molta meno dispersione, diciamo così. Number two, numero due, il B2B ma virtuale, quindi quello che può essere fatto in presenza spostato su un canale appunto virtuale. Si sono già visti degli esempi in questo senso. La meccanica è un po' la stessa, quindi una ricerca di mercato fatta a priori da parte dell'organizzatore, un matching tra seller e buyer in modo da far incontrare solo aziende che possono avere una prospettiva di sviluppo, e in questo caso è importante andare ad individuare qual è l'organizzatore giusto, quello che è in grado di mettermi in contatto con il mio potenziale cliente. Numero 3, buon vecchio email marketing. Può sembrare strano vedere un canale considerato vecchio come l'email marketing in questa lista, ma intanto è l'unico che ha dato prova di resistere al tempo, e una email scritta bene, non troppo lunga, che va dritta al punto, un'email quindi corretta, ha ancora il suo bel ritorno. Chiaramente se mandiamo 100 mail ci aspetteremo di avere una risposta a una percentuale bassissima, ma visto il costo ed il tempo che richiede è ancora uno strumento assolutamente da non sottovalutare. Numero 4, e questa è forse la parola che almeno nel mondo del business è diventata più famosa durante il lockdown, ovvero webinar. Molti fanno webinar, alcuni più interessanti, alcuni meno, ma solitamente sono rivolti al consumatore finale. Mi spiego, la cantina che fa un webinar molto spesso fa la degustazione dei propri vini, ad esempio, o racconta la propria storia, e ci mancherebbe, è giustissimo farlo, ma questa è solo una piccola fetta di come il webinar può essere utilizzato. Perché? Perché se io mi voglio rivolgere a un compratore professionale è molto più utile andare a fare un webinar in cui parlo di un argomento che a lui può essere utile. Faccio due esempi: se il buyer straniero, ad esempio, teme che il mondo del vino italiano sia penalizzato da tutta la situazione, andiamo a fare un webinar in cui spieghiamo cosa sta succedendo nella nostra e nelle altre cantine. Andiamo a spiegare come, non lo so, il governo sta sostenendo la filiera del vino, che poi faccia tanto o faccia poco, ma diciamolo, raccontiamo queste cose qua. Oppure se ci rivolgiamo ai ristoranti, molti ristoranti stanno, diciamo, approfittando di questo periodo per cambiare la carta vini.
intervistiamo un sommelier, ad esempio, di un ristorante famoso della nostra zona, se vogliamo parlare al ristoratore, e chiediamogli al sommelier come sarà la tua carta vino post-Covid. Nel webinar cerchiamo di parlare non solo e soltanto di noi, ma degli argomenti che interessano ai nostri potenziali clienti. Numero 5, profili social. In un'altra cinquina ho fatto una specifica sui tipi di profilo social e direi che tutte, o quasi, ma spero tutte le cantine hanno un profilo social, almeno un profilo social. Ma molti di questi sono rivolti ancora al consumatore finale. Quindi, profilo Facebook, profilo Instagram, dove raccontiamo i nostri eventi, dove raccontiamo i nostri vini, la nostra storia. Ci mancherebbe, nessuno dice di non farli, anzi. Ma quasi tutti i nostri buyer, per non dire tutti i nostri buyer, sono ad esempio su LinkedIn. Facciamolo un profilo social per andare a cercare i buyer o potenziali buyer, soprattutto i potenziali buyer, sui social, e operiamo in modo, ragioniamo, teniamo come ratio quella di essere cercati dai buyer. Facciamo sì che un potenziale buyer sia attirato sul nostro sito. Ci sono strumenti per farlo, ovviamente, ma la cosa più importante è quella di dire cose che il nostro buyer vuole sentire, quindi non la storia di nostro nonno, per quanto bella, per quanto interessante, ma diamo informazioni al buyer che lo porti sul nostro profilo. Quindi attiriamo sul nostro profilo specifico per il buyer e utilizziamo LinkedIn per fare ricerche. Non è difficile cercare via LinkedIn, ad esempio, non so, tutti gli importatori attivi di vino nello stato del Massachusetts, per dire. Quindi facciamolo e poi miriamo, guardiamo di cosa parlano i buyer che abbiamo trovato attivi nello stato del Massachusetts. Ho fatto ovviamente un esempio, se ci vogliamo rivolgere a quel tipo di mercato. Guardiamo di cosa parlano, guardiamo di cosa chi sono, cosa fanno, e offriamogli un tema, un argomento a cui loro possono essere interessati e attiriamoli sul nostro profilo. Quindi scaldiamoli prima di contattarli, altrimenti diventa un mero contatto a freddo. Cerchiamo di scaldarli prima. Cinquina, un post alla settimana su LinkedIn dal lunedì al venerdì, il riepilogo il sabato, da poche settimane in video e, altra novità, da questa settimana ospitato sul sito e sui profili di Uni Export Manager. Alla prossima settimana.